Buongiorno, sono il professor Ottomare e sento, volevo sapere se ci sono dei campi da tennis domani. Posso dare il nome? Mi chiamo Altomare allora. Come? Altomare. Come? Allora che vuole? Vuole per 10 alle 11. Va bene? Altomare, quello che quando te lo metto in culo devo gridare. Pronto? Senti, mi scusi, sono ancora Altomare. Volevo dirle di... Buonasera, il Luciano? Sì. Senta, volevo prenotare un campo da tennis. Ah, vuoi prenotare un campo da tennis? Ma quando viene Bidello? Come? Non c'è Bidello. Ma come faccio? Domattina, no? Sono venuto altre volte per non fare. Ma non c'è il papà dove lo possono adattare, no? Non c'è il uomo di servizio. Sono Cassone, quello che appena vede sua moglie si fa un trimone. Ah, lei è quello con l'otto. Ma tua sorella ce l'ha scassata. Ma quella puttana di tua moglie fa ancora il mestiere. Senti, figlio di puttana, ti vedo il cazzo in culo a te, tua madre, tua sorella. Tu sei un ricchione da prato. Ma dove può l'otto con lo scassato? Cazzone, ti vedo male, faccio le culo. Figlio di puttana. Figlio di troia. Buongiorno, senta, vorrei prenotare un campo da tennis. Per dopo domani. Per quali? Sì. Verso che ora? Dalle 9 alle 10. Alle 9 alle mattinata? Sì. E mi dovrei dare un lugar? Alle 6? Bagnato. Bagnato. Quello che c'è il cazzo tutto sudato. Capito? Ah. Bagnato. Quello che appena ti avresti è inculato. Senti. Eh? Lo sai chi? 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 Ah? Gue. La famosa che ti è morto proprio, capito? L'ho morto, le sere, te le mamme te le dà. Cazzo, però ti portare a casa, io ti ho visto, te rompo le corna. Il gue lo stava morto le mamme te. E chi è? A te è tutta la lanciata. Ah, le mostre le mamme. Buongiorno, signor, volevo prenotare un cambio da tennis. Per quanto? Martedì prossimo. E non può, siccome lascio il nome. Fratello mio, come faccio io? Martedì prossimo. Siccome tutte le volte tu telefono. E io non sono incaricato, di vero. Ma mi conosce sicuramente, sono il dottor Desiderato, quello che c'è il cazzo indossato. Giusta, ecco, è il motivo vero e proprio. E vabbè, ma non lo può prendere il quaderno? No, ce l'ho io la chiave. Non può rubarla. La rubiamo allora, dottor. Vado per piacere. Si muove, mi tromba sua moglie. Come? Si muove, mi tromba sua moglie. E che c'è, andiamo? E me la posso chiamare, no? Stai scherzando? No, perché? Non giamba il culo tua moglie. Uè, figli da carnuti. Che gli è? Hai capito? Figli da sto. Buonasera, senta, volevo sapere se per dopo domani ci sono dei campi da tennis. Ma deve venire di qua per prenotare. Ah, ma insomma, ho telefonato varie volte, sono il dottor Cassone. Sì, ma non sono una persona a tetto, io devo telefonare domani mattina. Ma non è la prima volta che ci mettiamo d'accordo così. Non sono io che la posso prenotare, insomma. Ma anche altre volte ha prenotato lei, sono Cassone, quello che appena vede tua moglie si fa un trimone. Buongiorno, senta, sono Gagliardo, volevo sapere se ci sono dei campi liberi domani mattina. Thank you.
signore? Può segnare il nome o vengo? Venite. A che ora? Dalle 11 alle 12. Va bene. Tanto sono Gagliardo, lei mi conosce, quello che c'è il cazzo duro quanto un petardo. Tu sei un corduto. Tu sei uno strozzo. Gagliardo, tu cazzo. Io a te non ti metterei neanche a peso i miei coglioni. Che hai detto? Hai capito? Culo rotto, tu sei un vigliacco. Tu sei una faccia di merda, sei un ricchione autentico. Tu sei un chino di merda proprio. Tu sei uno stronzo. Tu sei un culo rotto. Tu sei una faccia di culo autentico, taggio vestie. Tu, Gagliardo, tu cazzo. Stronzo da merda. Tu ti proprio la faccia di un cazzo quando fornisce da fare. A te ti piacciono i capocchioni, a te. È vero, il chione. Ti piace fartelo mettere in culo. Di la verità, dai, che te lo faresti scaricare. Eh? Tu per me sarai una bella ragazza. No, tu sei un gran ricchione, ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe di ingolarti. Hai capito? Ricchione. Ti piacciono i cazzi, di la verità. Mamma, ti ci sa che zoccola della voce. Stronzo, ratta delle mani. Tu sei un brattato. Giudice Rinelli, a te truppe. Aspetta, il passo Don Gioia, aspetta. Don Gioia? Buongiorno, vorrei prenotare un campo da tennis. Da quando? Per venerdì. Ma di solito le lascio il nome. Sì, stavolta non si può più. Ma sono un professor Petalosce. Con un paese sia, dovete venire qui. Quello che ti sborra sulle cosce. Vabbè, va, mi cacchio usciamo in dalle cose. Io adesso quello vuoi muoio una macchina e te vai a spostare. Ok. Ma... okay. Il circolo tennis Santa Caterina. Senta, vorrei prenotare un campo da tennis per lunedì prossimo. Per lunedì prossimo? Sì. Momento, per come? Momento. Sì, sì. Sto guardando. Allora? Come? Da che ora? Dalle 9 alle 10. Dalle 9 alle 10? Sì. Mi chiamo Cacace. Cacace, ha scritto? Cacace? Quello che glielo mette in culo che le piace. Dì che facciamo di scattare? Sì, e lui c'ha voglia di chiamare. È stronzone. Lo multo da mamata. Non ho riuscito ancora. Ma fa mocca la meglio multo da mamata. Vaffanguelo morto da Tattana, tu. Stronza. Tattana. Tattana. Racchiauna. Tigliauna. Non so chi è, no, non mi so chi è. Come? Non mi so chi è, ma tanto scrivo qua sopra chi è. Cacace. Canzone. Tanto pure la fangula, va. La morte da Malata. E che sente? La morte da Solata. La morte di chi te tra la morte e la mortaggia della famiglia tua e che rotga es. Lo stronzo. Chi è? Il gula la morte da Solata. Sentire qualche cosa da dice, vieni qua, che te lo muovo. E tu non tengo tu. Che cosa negativa. Recchiauna. Pronto? Pronto? Siccome l'interessato è occupato, mi ha detto di venire personalmente se vorrebbe proprio. Ciao, ma non è vero. Capito? Che droga! Ricchione! A te tutto l'ha razzato! A te la morte la mamma! E da tanto chi è tra la morte, ma perché non mi chiede? Vaffanculo la morte la mamma, tesoro da tanto! Ricchione! Che la linea prima? Senta, i campi sono, non sono disponibili affinché le lezioni stanno finché c'è scuola. No, volevo sapere fino a quando ci sono le lezioni. Fino alle 5. Ma tutti i giorni? Tutti i giorni. Tutto questo mese? Sì signor, questo mese e l'altro mese pure. Certo che l'altro mese avremo l'ora legale.
Ah. Andremo fino alle 7. Senta, la mattina sono liberi? Sì, la mattina sono liberi. E può prenotare mercoledì mattina? E lei venga qui mercoledì mattina. Ma non lo so, se lei mi conosce, io vengo a prenotare un sacco di volte. Chi sei? Sono Tamborra, quello che appena gli tocchi il cazzo esce la sborra. Tu sei un corno. Tu sei uno stronzo. Sì, senta. Oh, chissà che zocco, dove... Senti, se tu vieni qua, te lo metti in culo davanti e da dietro, lo sai? Se tu sei un uomo, vieni qui, ti fai conoscere e allora io ti posso dare soddisfazione. Ieri tua moglie mi ha fatto un pompino, lo sai? Mi ha fatto un trimone pure. Pronto? 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 Il circolatore di Santa Caterina? Pronto? Pronto? E voglio che mettere in campo per piacere. Per quando? Per domani, se è possibile. Questo è più ora? Sì, grazie. Pronto? Sì? Verso che ora? Come? Verso che ora? Dalle 12 all'1. E chi è? Marocca. Marocca? Sì, quello che ti mette il cazzo in bocca. Sì, ma allora, l'amore la scamparità aperta, che cucina qui, perché se non vuoi un cazzo proprio a fare un'onca che dà a zoccolo, domani mette da soldi. Della pancia, quella strega. Tu non sei figlio da zoccolo, tu sei un grandissimo ricchione a patentare. Tu sei un figlio per te. Beh, tu sei un vero figlio di becchinare. Ma non sei una becchinare. Scappi, figlio di cornu. E ce l'ha rombra, capstrons. E sta moca che dà a zoccolo, domani. Ti metto già il figlio, ti metto il mosso. Pronto, c'è uno sport di calcio. Buongiorno, signor, volevo sapere se i campi da tennis dopo domani mattina sono liberi. Dopo domani mattina? Sì. Momento. Pronto? Pronto? Sì? Dunque chiedo più scusi che qua se sono dunque. Allora dopo domani sabato? Sì. A che ora? È dalle 11 alle 12. Dalle 11 alle 12. Va bene, cognome? Cognome Menossa. Me? Menossa. Va bene. Quello che c'era da pella grossa. Va bene, va. Va bene, la fanculo? Va bene, a te che è tutta la lanciatura. A te il manico. Ok, va bene, che va. Che cazzo vuoi? Ciao, Michele, ciao. Pronto? Il Ducagno? Sì. Senta, volevo sapere se domenica prossima ci sono dei campi di calcio, di pallone. Sì, dovete venire domani mattina qui, a telefonare domani mattina. Cioè, quando? Domani mattina? Sì. Ma mi prenota sempre lei, quello che sta là al telefono. Sì, domani mattina, sì. Ma di solito facciamo così. Perciò dico domani mattina quello. No, dico per telefono, lascio il nome e prenoto. Sì, sì. Facciamo sempre. Come? Domani mattina non si può prenotare adesso, la mattina soltanto. No, ma le altre volte le lascio il nome e lei mi prenota. Beh, sì, domani mattina, arrivederci. Senta. Senta, volevo sapere se ci sono dei campi da tennis. Cosa vuoi sapere? Se ci sono liberi dei campi da tennis. Oggi, no, non oggi, venerdì. Venerdì? Domani. Momento. Domani dalle 5 alle 7 stanno. Stanno liberi? Eh? Stanno liberi, no? Sì. Vabbè, posso lasciare il nome? E quando devi venire per pagare? E domani, quando gioco. Vabbè, il cognome? Lardecchio. Lardecchio? L'ardecchio! Vabbè. Quello che ti mette il cazzo in un orecchio. Quello che ti mette il cazzo in un orecchio. Sei scritto, stronzo. Senti. Senti un po', senti. Eh? Senti un po'. Sì.
se tu sei uno un picco, diciamo, quello spiritoso, o sei un cretino, un vigliacco, perché non vieni qua direttamente? E tu ci hai avuto dato lo stronzo. Ma va a te, no, Ma va a te. Ma tu devi essere un grande figlio di puttana. Tu sei un gran ricchione. Tu devi essere un grande figlio di puttana. Ma no, devi venire a farti da qui. Ci anche da onde, ci giri anche da onde. Ma no. Ma perché non venite, venite lì? Ma fanno vedere la terra, sì. Ma non fare in culo, Ma vengo. Buonasera, senta, vorrei prenotare un campo da tennis. Per quanto? Per lunedì prossimo. Prima devi venire personalmente, devi venire. Di mattina non si può giocare? Di mattina sì. Ma posso lasciare il nominativo? Facciamo sempre così di solito. Ma attendo un attimo, di chi ci è interessato, c'è Nicola e parla con lui. Sì. Un attimo lì. Pronto? Siccome l'interessato è occupato, mi ha detto di venire personalmente se vorrebbe prenotare un campo. Ma sono il professor Altomare io. Professor? Altomare. Attendo un attimo. Senti, mi dice qui che devi venire personalmente. Sono Altomare, quello che la vuole inculare. Hai capito? Eh? Sono il professor Altomare, quello che la vuole inculare. La vuole con me, nessuno. Capito? Che parola ho messo? Ricchione. A te se tu hai lasciato. A te alla morsa da mano. Passate su questa ramo, c'è una faccenda che chiama. A fangolo la morsa da mano, se tu sono della pasta. E chi è?